Ascoltala. 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 Vivila. 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 IRDM. IRDM. Inusuale proprio, inconsueto questo orario per l'intruso. Siamo appena svegliati. Buongiorno cari amici del web, cari amici della radio. Che meraviglia. Stamattina siamo in dolcissima compagnia, anche perché poi ci dobbiamo abituare. Tra poco sarà primavera, quindi tutti quanti andremo in giro per le campagne a fare aerobica, si chiama così, quando vai in campagna a respirare aria e a fare ginnastica. Qui abbiamo una degna rappresentante, insomma, della ginnastica. Ma cosa c'è? Il bagno dal bagno, il più colossale dei colossi, il più prodigioso dei tutti. Enrica. Giancarlo. Come stai? Molto bene. Che meraviglia, che meraviglia. Ce l'abbiamo qui, ce l'abbiamo. Buongiorno. Allora, beh, che mi racconti? Grazie per avermi invitata. Splendida, sì, atmosfera, bella registrazione. No? Sì, sì. Ti piace? Bellissimo, grandissimo. Quindi facciamo in tempo, insomma, per fare un po' di sport. Che ne dici tu? Assolutamente sì. E come dovremmo iniziare secondo la tua teoria, no? Perché tu gestisci una bellissima realtà che si trova a Galatina. Si chiama Mormans, vero? Marineros. Ah, Marineros, scusami. Marineros, vuol dire marinaio. Sa di tutto, sa. Buongiorno alla signora, alla nostra cara amica, signora, che distacco. Deborah Brular, come va? Come va, Deborah? Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma sai che abbiamo un'insegnante qui, una istruttrice sportiva, eccetera, che è nostra ospite insieme ad una altra cara amica che cura la nutrizione, nutrizionista della sua palestra. Sì. Allora, il tema di oggi, come tu sai, cara Deborah, è lo sport. Lo sport e stare bene fisicamente. Impariamo insieme a perdere peso, alimentazione e sport. La signora Enrica, che ti presento, puoi salutare se vuoi. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Enrica. Oh, quindi ha detto poco fa, ha detto una cosa interessante, cioè che bisogna prima di tutto volerlo, bisogna volere per poter arrivare a fare diciamo tutto quello che il fisico ha bisogno, di cui ha bisogno. È chiaro che, insomma, se si è nella difficoltà, è chiaro che bisogna adottare un sistema in un certo qual modo. Sicuramente sì, la volontà è la prima cosa, quindi allora prima di tutto capire che cosa serve, che cosa ci serve a ognuno di noi, no? Quindi essere onesti con se stessi, fare un'analisi e capire quello che uno necessita, quindi quello che eventualmente fa di sbagliato o non fa e che dovrebbe fare. Poi sicuramente quindi la volontà di riconoscerlo e poi di applicarsi per poter fare cambiare le cose, perché altrimenti l'individuarlo e non fare nulla non è che una fase, ma non porta dei risultati. Quindi sicuramente io continuo a essere portatrice del mio messaggio, ma certo, che ripeto non è mio, ma l'ho fatto mio, che appunto volere è davvero potere, ecco. Quindi voglio dire, ci vuole una sorta di impegno, no? quasi psicologico più che altro. Ci vuole assolutamente un impegno psicologico e ci vuole sicuramente una costanza
determinazione, perché chiaramente le difficoltà ci saranno sempre, tutte le situazioni esterne porteranno, cioè mineranno tra virgolette questi percorsi, che sono, ripeto, persone di cambiamento. E quindi ecco, sì, sicuramente la volontà, la determinazione e la costanza. Io poi nel mio caso specifico, io porto una testimonianza dell'aver drasticamente cambiata la vita, avendo una perdita di peso che ha equiparato a dimezzarmi come persona. Quindi io ho sconfitto l'obesità, ecco, non stiamo parlando di qualche chilo in eccesso, e l'ho vinto proprio così, l'ho sconfitto proprio così, con la mente, cioè rieducando la mente, sia il rapporto che col cibo, ma il rapporto con tutti quelli che erano gli elementi esterni, Giovanna, che mi portavano ad abusare, insomma. Debra, ti sei fatta aiutare da qualcuno? Ti sei affidata? Ti sei fidata di qualche professionista? No, assolutamente no. Li ho consultati, nessuno mi ha convinta, e soprattutto, anzi, ho avuto, senza fare nessun tipo di polemiche, ho avuto anche tutta una serie di indicazioni completamente scorrette. No, mi sono fidata della mia volontà, perché ritengo che comunque ciascuno di noi sappia quanto tempo ha impiegato, si parla realmente quello che quanto quello tempo ha impiegato. Complimenti prima di tutto, allora, per il tuo traguardo, che è fantastico. Grazie. Solo ho perso 63 kg di peso in un anno e 75 in 18 mesi. Wow, incredibile. No, complimenti. Io la conosco perfettamente. Sicuramente riuscire a trovare i professionisti giusti può aiutare o velocizzare il processo. Magari un processo difficile. Sì. Guardi, io non voglio essere nella. Ci vogliono le persone giuste. Consigliare dei professionisti, perché non sono un medico. Io posso dire che con il mio non sono serviti. Ciascuno nella sua onestà, nella sua partenza, deve sapere se si sente di aver necessità di qualcuno, certo, che ben venga. Bravo. L'obiettivo è quello di migliorare. Ma dico, Debora, però a volte bisogna essere anche aiutati esternamente, qualcuno che non ce la fa, appunto, con me. Certo. E allora ci vuole una sorta, insomma, di professionalità, che possano avviare un processo di vita diverso rispetto a quello che è difficile. Insomma, bisogna uno che vuole smettere di fumare, deve avere un caratteraccio, Io nel mentre ho sconfitto anche il fumo, perché era 17 anni che fumavo. Ma e pensa a te, allora sei diventato un angioletto, sei. Allora, una salutiamo giornata, Debora Brulard, ospite del nostro grande appuntamento di oggi dell'intruso. E quindi mi nascondevo. Ma quello di cui dobbiamo parlare oggi, perché poi alla fine ci fa rilassare tanto sta caspita della musica, no, un attimo, può cambiare musica e prendere tutta l'energia. E voilà, energia. Quindi, allora, torniamo alla realtà, perché adesso eravamo nel mondo dei sogni, no? Con la musica è importante prepararsi per l'estate, questo è il periodo migliore. Che cosa facciamo per far dimagrire la mia pancia, ovvero la mia bella dote? Ti svegli la mattina, apri le braccia forti, inspira e dici: ok, oggi faccio qualcosa per dimagrire con la mia pancia. Per dimagrire, abbandono la mia radio, la mia passione. No, ma no? Perché? Assolutamente, la farai molto meglio. Cioè? Le passioni non vanno mai abbandonate. Dai, ecco. Un'ora, vieni con me. Vengo con te, Diego. Viene pure Diego? Sì, perché no? Diego, vieni tu con noi? Ecco, Diego, ragazzi, è andato via. Si nasconde. Diego non è più Lo sai che Diego fa una trasmissione a mezzogiorno che è dedicata alle sigle dei cartoni animati? Wow. Di una volta, di tutta quella roba qua. Io ho una nipotina di 13 mesi, davvero? Potrebbe interessarla. Dai, allora, mettila lì vicino alla radio. Che alla fine gli facciamo fare un altro ascoltatore. Tornando alla bella puntata di oggi, quindi abbiamo sentito la brava Debora
Brunardi, un esempio per l'Italia, insomma, per tutto quello che ha fatto. Eccolo, Diego. Sì. È una meraviglia, è vero? Sì. No, dico, proprio con Valerio Merola ne abbiamo parlato di Diego. Dice, ma Diego dove sta quello lì? Dico, vabbè, poi te lo saluto. Adesso, dopodomani ci incontreremo, l'altro dopodomani ci incontreremo con Valerio, sicuramente mi chiederà di Diego. Gli dovrò portare un capello di Diego. Ecco. Vediamo di metterlo in una cassaforte, d'accordo? È diventato un guru, lo sai? E lui non sapeva nulla della radio, è venuto qua e è diventato sapeva solo magnà e basta. Dunque, allora, torniamo a noi, Enrica. Sì, partecipiamo a Bravissima con il centro fitness Marineros. Mi preferisci nel ballo o nel canto, caro? Dove vuoi tu? Posso dove inserire le tue discipline? Dove vuoi tu? La danza della panza, l'abbiamo mai fatta? La danza della panza? Beh no, danza del ventre non ce l'ho nella mia tu scuola. Vieni dal Salento, naturalmente, ecco, scaviamo un po' nella tua storia. Sì. Vieni dal Salento, non Basso Salento, vicino a Gallipoli. San Nicola. Vicino sono a Gallipoli. Da San Nicola, sì, a quattro passi dal mare. Sì. Nel paese tuo oppure sei emigrata? Diciamo. Io sono andata, ho vissuto 6 anni a Lecce, poi mi sono trasferita in America. Ah, ecco, in America dove? In America, in Filadelfia. A Filadelfia? Sì. Quindi? In Filadelfia ho perso la vista. Hai perso la vista? Sì, per 7 giorni. Porcaccia della miseria. Sì, sono ritornata spaventata da questo corpo, madonna, ma com'è? Io sono sempre perfetta, in ottima salute. E quindi? Sono guarita, sono ritornata in Italia, ho visto tutta la vita in maniera differente, con occhi diversi. Senti, e quindi allora, mi sono dedicata a... Questa sì. Cosa qui, lo sai che mi mette l'ansia, mi mette. No, è stupendo. Sì, no, mi mette l'ansia e mi fa venire i brividi, giuro. No. Se la racconti così in surplus tu, che l'hai vissuta, immagina chi l'ascolta. Sono cose della vita, guarda. Certo. Succede l'incredibile, siamo una macchina perfetta. Allora dobbiamo rifarci a volere e potere. Beh, io sono collegata a qualcosa che è superiore a me, è l'invisibile, è Dio. Sì, eh? Sì, per volere e potere, ma siamo uno strumento. Una credenza incredibile, no? Vero? Sì. Ma sei meravigliosa, brava, complimenti. No, complimenti per come hai preso tutta la faccenda, che poi insomma dopodiché insomma sei tornata dopo 5 giorni, bypassiamo questo pezzettino della vita poco sì. Felice che poi insomma ti ha reso felice dopo. Ho conosciuto però in questo senso sì. Il mondo della medicina, il sì. Mondo delle analisi, il mondo... Certo. E quindi certo. Ho capito che... Un altro mondo che non avevo mai conosciuto. Certo. E ho capito che invece stare bene è semplicissimo, basta volerlo, basta fare un altro stile di vita e dedicarsi un po' allo sport, a mangiare bene, ma non troppo, è anche un'ora al giorno, non serve tanto. Anche un'ora al giorno, quindi... Solo, sai qual è il risultato? Non uso più medici, non uso più medicine. Che meraviglia! Fantastico! È è spettacolare proprio. E quindi il minimo, posso migliorare la vita degli altri ogni giorno. Certo, e fai bene, ti dedichi anche agli altri. Naturalmente poi, dopodiché hai cominciato, insomma, sei tornata in Italia e hai cominciato a ho fare... Ho continuato questo. La mia passione, sì, esattamente. Buongiorno! Come sta? Bene, oggi una bella giornata, incomincio con la camminata a passo veloce e poi subito dopo movimento con Enrica Pilates. Ha influenzato anche lei, Enrica? No, lei lo era già. Sì, si mangia bene e si cammina, si fa esercizio fisico. Certo. Oggi lo slogan sì. È una mela al giorno e un miglio al giorno tolgono il medico di torno. E allora è controtendenza? E perché non si rivolgeranno più a lei? Perché? Non credo, quando vedono il benessere, la forza, l'energia che dà il cibo sì, buono. Ma una volta che lei le guarisce, dottoressa, una volta che lei le guarisce... Le signore e i signori che ne hanno bisogno poi non verranno più da lei, No, si abituano a questo stile di vita perché sì. Ogni giorno c'è la conferma che stanno bene, sono positive, certo. Hanno voglia di muoversi, di stare con gli altri,
Allora, io la ringrazio, dottoressa, grazie per essere stata qui, ringrazio naturalmente Enrica. Grazie anche a te, Giancarlo. E spero che il motto possa essere sempre valido. Sì, cioè, una mela e un miglio al giorno tolgono il medico di torno. Grazie, buona giornata, vi lascio in compagnia di Anna Poti. Ciao, grazie, dottoressa. Ascoltala. 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 Vivila, 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 vivila. IRDM. IRDM.